Buonasera dallo studio centrale di TV6 e benvenuti a un nuovo numero di replay. A distanza di una settimana, due risultati contrastanti per il Pescara, la vittoria di Cittadella e la sconfitta casalinga con la SPAL, l'ottava sconfitta interna quest'anno per i biancoazzurri. 11 giornate al termine del campionato, Pescara a meno 4 dai play-out, a meno 7 dalla zona salvezza, dunque un cammino ancora ricco di difficoltà per l'11 Adriatico, che sabato sarà impegnato a Pordenone con inizio alle ore 14. Ringrazio subito Andrea Costantini in studio. Buonasera Andrea. Buonasera Enrico, buonasera a tutti gli amici da casa. Un ringraziamento al nostro regista Maurizio Dagui. Buonasera Maurizio, vado subito a presentare i primi ospiti e collegati. Ritrovo con piacere l'amico Riccardo Clinco. Buonasera Riccardo, ben rivisto. Al suo fianco il collega Paolo De Carolis. Buonasera Paolo. Poi abbiamo l'altro collega Totò Leonardis. Buonasera Totò. E ciao. Ritrovo con piacere anche l'agente FIFA, l'avvocato Donato Di Campli. Buonasera Donato. Allora, non c'è con noi Francesco Di Francesco per un impegno di lavoro. Vorrei subito chiedere però a Riccardo Clinco come stai dopo questa brutta esperienza del Covid. Ti vedo in gran forma, per fortuna Riccardo. Grazie Enrico, guarda la forma, in gran forma magari no, ho ancora un po' di difficoltà respiratorie, però sono riuscito veramente a uscire da questa situazione, che è una cosa veramente brutta, e colgo l'occasione, non l'ho mai fatto, per veramente con questo mezzo di comunicazione, per ringraziare tutti i medici, gli infermieri, l'ospedale sia del pronto soccorso che del centro Covid che della clinica Spatocco di Chieti, perché sono veramente degli angeli, come li hanno definiti, è la verità, in una situazione veramente drammatica, dove uno quando entra si affida solamente a Dio. Credetemi, loro sono persone meravigliose da non dimenticare mai, mai. E poi basta, mi taccio subito perché veramente mi commuovo, però vi garantisco che sono i medici, gli infermieri, le OS sono delle persone meravigliose, certo. Incredibili. In un momento di difficoltà, lasciami dire questo a tutti quelli che non credono a questa malattia. La malattia esiste ed è bruttissima, ed è veramente una cosa brutta. Se scende nei polmoni, è una cosa devastante, tra i farmaci che ti fanno e soprattutto sul fatto che perdi veramente il senso proprio della realtà. Ora veramente io resterà solo un brutto ricordo. Ora sei tornato con noi, quindi anche se non hai ripreso la forma di un tempo, ma tra pochi giorni sarai ad alti livelli. E grazie per questo. Ho avuto anche un piccolo versamento pleurico, oltre che tutta questa maledetta malattia lascia proprio degli strascici. Però veramente dico a tutti: seguite le indicazioni di lavarvi le mani, di mettere la mascherina e di stare attenti. Ancora per un po', veramente invito tutti, soprattutto il popolo abruzzese, che è veramente il mio cuore, di seguire quello che vi dico. Grazie. Grazie Riccardo, era doverosa questa parentesi iniziale. Ora torniamo a discorsi più futili, sicuramente quelli del calcio, con il Pescara che continua a far soffrire i suoi tifosi, anche se diciamo che non l'ottimismo ma il realismo sta prevalendo, perché qualche segnale migliore c'è stato, nonostante il passo falso casalingo, con l'attenuante che non deve essere però un alibi di un furto arbitrale, fatto bene Grassadonia a non evidenziarlo, così come a punire verbalmente invece l'atteggiamento di Drudi, un chiarimento all'interno dello spogliatoio che si usa fare nelle migliori famiglie. Il campionato di B va avanti, quindi si pensa subito alla prossima partita, molti si divertono a fare tabelle, ma noi restiamo un attimo concentrati su questo andamento del Pescara. Iniziamo sempre dal più esperto, Totò De Leonardis. La domanda iniziale è quasi sempre la stessa, ti chiediamo sempre cosa ti ha detto questa partita, ti chiedo questa volta cosa hai visto di meglio rispetto alle altre partite, se hai visto qualcosa di meglio ovviamente Totò.
Sì, intanto vorrei la premessa doverosa, anzi credo di rigore, sia un accenno all'arbitro a proposito di rigore. Cioè, purtroppo a Pescara è capitato un arbitro che un paio di mesi fa era stato declassato dai suoi colleghi per i macelli fatti nella partita Juve-Fiorentina, è stato sospeso. È classico arbitro ha già avviato sulla via del tramonto, è ovviamente arbitrato da cane, cioè queste praticamente le sue decisioni hanno stravolto la gara, perché soprattutto il rigore, ma io penso che ci sia qualcosa da dire anche sulla seconda ammonizione di Drudi, quantomeno perché non è stata ammonita anche Mora, voglio dire, e quindi questa è stata la premessa. Anche sulla prima ammonizione di Drudi, anche sulla prima. Esatto, è la prima ammonizione, la seconda non data a Mora. Quindi è stato veramente, credo che Pescara sia stato sfortunato, soprattutto ad avere tra i piedi questo signore, che insomma è stato veramente un disastro. Poi per quanto riguarda quella squadra, certo, ho visto qualcosa di nuovo, l'ho visto, mi è sembrato appunto la sensazione che hai avuto tu e che hanno avuto tanti, di una squadra che adesso è capace di lottare, è ben organizzata, anche in 10, insomma, tutta questa differenza con l'avversario non c'è stata, anzi, 10 a me e anche più volte un po' di più per via, insomma, perché l'allenatore ha saputo adattare la squadra creando una difesa con due esterni molto bravi a cercare gli spazi. Sotto questo aspetto credo che ci sia stata questa identità della squadra in questo momento, credo piaccia a me, ma anche ai tifosi, a chi la segue. La cosa che manca ancora, cioè una squadra che purtroppo arriva poco in zona gol, c'è un tiro o due massi partite, non possono, nonostante questa capacità sia di gioco che di aggressività in mezzo al campo, di capacità di tenere i ritmi alti fino alla fine, però lì davanti non si riesce a giocare sugli spazi. Quindi io credo che comunque anche l'allenatore, che sta facendo secondo me un ottimo lavoro, dovrebbe trovare delle soluzioni diverse dando più qualità a questa squadra. Quello che manca è proprio, a mio avviso, un livello di fantasia, capacità di trovare gli spazi anche se cercando di saltare l'uomo, che in questo momento è un po' il difetto della squadra. Tra l'altro, insomma, nell'organico ci sono tanti trequartisti di qualità, a mio avviso, la Machine, che a mio avviso ho visto molto recuperato nell'ultima gara, ha sbagliato forse un paio di cose, ma Veniali, ma ci sono Maestro, c'è Galano, cioè c'è un modo secondo me per dare a questa squadra quella capacità che serve, purtroppo, perché insomma sappiamo che insomma col pareggio ci basta poco, proprio sfruttando questa ritrovata compattezza e approfittare per cercare di dargli qualcosa in più, questa è la mia idea. Allora, Paolo De Carris, dopo questa partita con la SPAL, ripetiamo, il furto del rigore, una buona reazione, ti senti più ottimista, nel senso vedi che ci sono dei progressi sicuramente nella fase difensiva, ovviamente qualcosa in avanti bisogna migliorare, però è una squadra che sembra avere almeno un'identità. Ricordiamo che quando è arrivato Grassadonia ha trovato un po' le macerie, cioè squadra che non aveva un'idea a livello tattico, a livello tecnico, molti errori, psicologicamente distrutta. È stato un lavoro certosino nel iniziare dalle fondamenta, quindi dalla fase difensiva. A questo punto, adesso dimenticando il risultato, che resta sicuramente un motivo essenziale, sei più propenso a pensare positivo, Paolo? Ma insomma, pensare intanto, buonasera a tutti, saluto i telespettatori, i tanti ospiti e amici che sono qui con noi questa sera. Certo che io sono di natura ottimista. Io vorrei partire dalla partita, perché se noi andiamo a vedere la gestione Grassadonia, comunque è una gestione tendenzialmente positiva, perché lo dicono i numeri. Il vulnus resta sicuramente la fase offensiva, lo score della partita, anche dell'ultima partita, ci dice chiaramente che il Pescara deve forse
lavorare di più sotto questo aspetto, anche se ho visto, io sono uno tra quelli che amano in modo particolare Odgaard, perché l'ho visto anche fare un numero tecnico veramente da scuola brasiliana. Vi voglio girare, perché l'ho appena arrivato, ci è arrivata nella alla redazione di forzapescara.com, un po' il labiale tra Scognamiglio e l'arbitro. Se vi interessa ve lo leggo, altrimenti certo. Passo avanti. Certo. No, puoi leggere. Passo avanti, Scognamiglio, l'arbitro dice a Scognamiglio: tu a me non mi minacci proprio, facendo riferimento all'organo genitale maschile. È la frase che avrebbe detto Scognamiglio a seguito, all'inizio della partita, che si sentiva minacciato dall'arbitro in continuazione. Dice che fin dai primi minuti lo aveva un po' puntato, aveva avuto degli atteggiamenti molto irriguardosi e molto provocatori nei riguardi del difensore. Cioè, scusami, Paolo, l'arbitro prima della partita, Nelle battute iniziali della partita, sì, vi leggo quanto abbiamo recuperato da alcuni labiali, eh. Sì. Quindi, dopo un po' di provocazioni dell'arbitro, che si avvicinava e puntava spesso Scognamiglio, evidentemente non siamo riusciti a leggere tutto quello che diceva l'arbitro, però si legge chiaramente quello che dice Scognamiglio all'arbitro: tu smettila di minacciarmi, non mi minacci proprio. E l'arbitro a questo punto, dopo un po', ha cominciato quello che è stato un vero e proprio show, che credo abbiano visto tutti, perché al di là del rigore, la gestione complessiva della partita, i cartellini gialli, le ammonizioni, le scelte, per esempio su Ser Nicola, già ammonito, ha dato la cosa forse peggiore, ha dato il fallo al Pescara e non ha ammonito dopo aver ravvisato il fallo. Cioè, c'era un clima nel campo, in mezzo al campo, che in qualche modo vi ho letto quanto... Sì. Ma intanto è stato bravo Scognamiglio a non farsi ammonire anche dopo che era stato decretato il calcio di rigore, perché Scognamiglio era anche diffidato, avrebbe saltato anche la prossima partita di Pordenone, quindi è stato bravo a mantenere la calma. Esattamente, non riusciamo a capire, infatti nasceva tutto da lì. Non riusciamo a capire questo atteggiamento. Io tendenzialmente, per cultura, sono quello che pensa sempre che l'arbitro sia e debba essere trasparente. Io non ho mai criticato l'arbitro, non sono uno, però rispetto a quanto ho visto sabato scorso, veramente credo che abbia proprio determinato l'esito della sfida, sia stato, sì, questo determinante. Adesso, a parte l'episodio, fanno rumore queste frasi che vengono fuori a distanza di 48 ore, cioè, e quindi quest'arbitro La Penna di Roma, sentivo ieri anche dei commenti a livello nazionale, è nel mirino, perché gli errori di Juventus e Fiorentina sono sotto gli occhi di tutti. Poi c'è stata la partita anche Pescara Cremonese, adesso si aggiunge questa ulteriore prestazione negativa da parte del direttore romano, quindi probabilmente ha bisogno di un po' di riposo. Ecco, prima di andare... sull'ottimismo sono ottimista, credo che se questa squadra riesce a fare qualche passettino in avanti sotto l'aspetto del gioco offensivo, si può essere abbastanza ottimisti. E ho chiuso. Sì, vabbè, abbiamo tanto tempo per affrontare molti argomenti. Prima di sentire Riccardo Clinco, però, vorrei approfittare della presenza di Donato Di Campi, perché sono dichiarazioni, come ci ha detto Paolo De Carlis, un po' strane, perché ci può stare che l'arbitro sbagli anche un episodio talmente evidente come quello di Scognamiglio su Mora. Attenzione, non stiamo parlando di questo episodio come alibi per una sconfitta, però certo l'atteggiamento del direttore di gara ha fatto discutere per 90 minuti, non solo per quell'episodio. Donato. Sì, credo che nel campo molto spesso se ne dicono di tutti i colori, quindi non mi meraviglia ciò che si sono detti Scognamiglio e l'arbitro, è un continuo vociferare, risaltano di più perché non c'è pubblico e automaticamente si sente tutto. Sorprende? No, assolutamente no. Io credo che il Pescara deve archiviare al più presto questa partita, deve prendere tutto il buono che ha preso,
che ha fatto, cioè si comincia a vedere un'identità di squadra, carattere, e cominciare a pensare alla prossima partita. Non c'è tempo di recriminare in questo momento sul latte versato. Questo è un campionato stranissimo dove il fattore campo non esiste. Domenica scorsa, la scorsa giornata, ben 5 partite sono finite. Scusate, 5 partite sono state vinte, il fattore campo non è servito a nulla, quindi automaticamente hanno vinto le squadre in trasferta, e bisogna stringere i denti e concentrarsi sulle cose più importanti. Ora dico sì, chiaramente l'arbitraggio è stato pessimo, tutto quello che si vuole, ma non cambia la situazione, bisogna archiviare il tutto e cominciare a pensare alla partita di Pordenone. E Andrea Costantini, una curiosità sulla penna, perché lui, dopo quella direzione contestata di Juventus-Fiorentina, fu mandato in B, declassato, a fare Pescara-Cremonese. Ha diretto poi altre 2 partite in Serie A, Fiorentina-Inter e poi Sassuolo-Bologna, finita 1-1, ma anche lì prese una decisione con il VAR, l'espulsione del bolognese Hickey, il terzino statunitense, e anche quel provvedimento disciplinare fu ritenuto poi da gran parte della critica, anche dal mondo arbitrale, una espulsione esagerata che condizionò quella partita che poi il Bologna giocò per oltre un'ora in 10 uomini. E ancora una volta è stato declassato ed è stato mandato ad arbitrare il Pescara. Quindi 2 volte il Pescara ha incrociato un direttore di gara che sicuramente non era in gran forma, e purtroppo poi lo si è visto a spese del Pescara stesso. Ecco, anche questa decisione di unire le due canne, di far alternare campionato di Serie A, campionato di Serie B, poi ci sono, lo chiedo ancora Di Campi, arbitri professionisti che quando scendono in B, anche senza l'ausilio del VAR, restano concentrati, cioè non sottovalutano l'impegno, altri invece forse si sentono declassati. La riforma che si è fatta adesso di unire le canne in un unico organismo, credo che porterà dei benefici. Io non sono d'accordo, Enrico, sul fatto di che can A e can B. I disegnatori sanno, gli arbitri che possono arbitrare la Serie A e quelli della Serie B, se vengono retrocessi proprio per verificare lo stato di forma degli stessi arbitri. Alla fine, se la penna dovesse continuare a comportarsi in questo modo, arriverà la mannaia. In questo momento o viene fermato o continua a arbitrare fino alla fine dell'anno, dopodiché chiaramente si tireranno le somme e si verificherà se la penna potrà continuare a arbitrare oppure no. Riccardo, che Pescara hai ritrovato contro la SPAL? Ma guarda, un Pescara sicuramente diverso, un Pescara che lotta, un Pescara che combatte su ogni pallone, un Pescara che è stato fortemente condizionato da quello che avete detto voi, dalle decisioni arbitrali, ma devo dirti che ho visto una squadra che lotta. Tu sai quanto io amo, soprattutto in B, le squadre che lottano su ogni pallone. Ho visto, credo che Drassedonia, a mio parere, stia lavorando un po' a compartimenti stagni. Ha dovuto prima mettere mano alla difesa, e la difesa devo dire che nelle ultime 2 o 3 partite ha fatto pochissimi errori, ha preso solo due gol, di cui uno su rigore, ha dimostrato di essere solida, e tu sai meglio di me che quando la difesa inizia a fare il suo ruolo e non abbiamo tutti quegli sverioni che avevamo, sicuramente la squadra ne risente in maniera positiva. Il centrocampo ci sta lavorando, ha trovato in De Sena un uomo che combatte, che lotta, che ha messo ordine, ha fatto delle esclusioni eccellenti e ha trovato il suo centrocampo muscolare, un po' meno fantasioso, ma muscolare. Poi arrivano le note dove lui dovrà mettere mano, ma io sono d'accordo con quello che ha detto prima Dottò, a Galano, a Maestro, a gente che ha piedi, e adesso lui troverà, spero, credo, la soluzione per arrivare nel vero problema che ha questa squadra, che non arriviamo a tirare in porta. Machine in rispolvero, sempre secondo me ha giocato meglio, ma deve ancora entrare nel meccanismo forse della squadra, gli è stato cambiato il ruolo, ha giocato un ruolo leggermente diverso, però devo dire che complessivamente la squadra adesso è pronta per lottare partita per partita in quella che deve essere una guerra, non una battaglia, una guerra ogni partita per fare punti per arrivare alla salvezza. Credo
cioè abbiamo tutte le possibilità per farlo. Grassadoni mi dà molta la sensazione che Grassadoni abbia fatto quasi delle scelte definitive. Il vero Pescara è quello del primo tempo, perché chi è entrato nella ripresa, vuoi per una precaria condizione fisica, vuoi per il ritardo di essere inserito negli schemi, non riesce ancora a dare un valido apporto. Infatti sia Memusciai, sia Galano, sia Seter, per il discorso fisico, non hanno cambiato il volto della partita. E allora torno da Di Campi. Pensi che Grassadonia abbia proprio inquadrato quella squadra che sta confermando di settimana in settimana, a parte ovviamente le sostituzioni obbligate come squalifiche, in questo caso Drudi che salterà Pordenone e dovrebbe rientrare Bocchetti. Ecco, che impressione hai avuto tu del lavoro di Grassadonia finora, Donato? È chiaro che deve fare delle scelte, non può fare diversamente, ha anche tanti giocatori a disposizione, è chiaro che crea anche degli scontenti, mi sembra ovvio e scontato, però non può fare diversamente, deve imboccare una strada, la deve perseguire, e in questa soluzione non ci sono altre strade. Mi spiace perché credo che fare della dietrologia non è per me importante, però poter lavorare dall'inizio con un allenatore, con un progetto, con una situazione diversa, probabilmente anche qualche giocatore che in questo momento è fuori dai piani di Grassadonia, poteva tornare utile. E mi riferisco a tanti giocatori, a Riccardi, secondo me, che è un giocatore importantissimo, a tanti altri che vengono impiegati in questo momento a Grassadonia. Ma qua si tratta, come diceva Riccardo Clinco, di andare alla guerra, e quando si va alla guerra sono morti e feriti in questo momento, e le scelte di Grassadonia devono essere sicure, chiare, e affidarsi a un gruppo per raggiungere la meta. Ecco, tra i tanti nomi di questa rosa, Donato, chi ti ha deluso di più singolarmente? Non solo per colpe sue, non so, perché non si è inserito, perché non ha avuto allenatori che credevano in lui. Guarda, ti ho detto il nome di Riccardi perché era considerato probabilmente uno dei giocatori più promettenti del calcio italiano. Io mi aspettavo. Ecco, un giovane così rischia di bruciarsi stando un anno fermo. Eh sì, poi nella testa dei calciatori, soprattutto in un calciatore che guadagna tanti soldi, ricordiamoci che Riccardi è il giocatore più pagato del Pescara Calcio, paradossalmente. Sì, è anche la Roma che esagera un po' con gli ingaggi, no, per questi giovani, non è il primo caso quello di Riccardi. Sì, però in questo momento credo che sia il dato oggettivo. Contratti onerosi. Antonucci. Sì. Voglio dirti, però oggettivamente è quello che guadagna di più, quindi non è che puoi fare diversamente. Tra l'altro parlavo con Morgan De Santis proprio come sta Morgan De Santis? Sta bene, sì? Sta bene, sì, sta bene, è tornato al lavoro. Parlavo con Morgan De Santis proprio qualche giorno fa, credo che verrà a Pescara proprio per parlare con Riccardi, che è assolutamente deluso da questa esperienza, mi sembra ovvio e scontato, però un giocatore come lui, io a Pescara ce l'ha previsto benissimo, capito? Quindi mi fa specie vederlo in queste condizioni. Poi per il resto credo che ognuno ha espresso quello che vale in questo momento, quindi non ne vedo di altri incredibili. Donato, buonasera, ti faccio questa domanda: c'è secondo te ancora un grande margine di miglioramento per il Pescara, e dunque il lavoro di Grassadonia può ancora esplicarsi in maniera efficace, oppure più di così il Pescara da un punto di vista offensivo non può fare perché la rosa è stata assemblata male? Provo a essere un po' più diretto, al di là degli attaccanti questa squadra sembra che né coi centrocampisti né coi quinti riesca a riempire l'area di rigore, e quindi su questo secondo te c'è margine per poterci lavorare, o è un assemblaggio della rosa che non rende che non permette tutto ciò? In questo momento secondo me il Pescara è stato un ibrido, praticamente è stato sconvolto 100.000 volte, penso che abbia provato 50.000 moduli, giocatori messi anche in fuori ruolo in maniera sbagliata. Il problema è che non si è scelto, si è sempre voluto accontentare tutti, e questo non va bene, soprattutto quando hai rose così ampie come quella del Pescara.
Io credo che la scelta doveva essere fatta prima. Non puoi tenere 30-35 giocatori ad allenarsi e qualche gallo all'interno dello spogliatoio. E questa cosa il Pescara l'ha pagato, l'ha pagato con gli allenatori. Adesso credo che bisogna intervenire chirurgicamente e prendere il meglio. Se Grassadonia sarà bravo, come per il momento sta facendo, vuol dire che si otterrà il risultato. Ecco, riparto da Paolo. Qual è attualmente il problema più grosso che supera Grassadonia? Quello di tenere un gruppo compatto, quello di trovare delle nuove soluzioni offensive, quello di ricaricare eventualmente dopo un passo falso come quello immeritato con la SPAL, di ricaricare sempre le batterie psicologiche. Di questi tre nodi, qual è quello più difficile da sciogliere? La gestione dei senatori. La storia di questo campionato ha evidenziato proprio l'aspetto legato a quei senatori che comunque in un modo o nell'altro arrivavano dal disastro della passata stagione, hanno comunque condizionato le scelte del primo allenatore, hanno condizionato le scelte del secondo allenatore e al di là di tutto, lo diceva De Leonardis in avvio, è una fotografia la sua che bisogna solo guardare. E alla fine Grassadonia ha fatto quello che nessuno si aspettava, sarà stata anche la condizione, il momento, però ha fatto delle scelte chiare in cui sicuramente ad oggi i cosiddetti senatori non ci sono e i risultati, le prestazioni migliori sono venute proprio quando questi erano comunque fuori almeno inizialmente dal progetto. Quindi il gruppo è compatto perché tutti ripartano da zero, anzi il nuovo leader in mezzo al campo, non so se avete avuto anche voi, guarda, Enrico, l'impressione, sembra essere De Sena. Se andiamo De Sena ad analizzare, che è quello che in campo si agita con l'arbitro, richiama i compagni, litiga con gli avversari, giocatore con 300 partite in Serie A, arriva a Pescara e prende per mano una squadra di 30 elementi, molti già da tanti anni in maglia pescarese. Abbastanza chiassosa. Certo. D'altronde leader si nasce, non ci si diventa, no? Esatto, non puoi imparare, non c'è nessuna scuola che ti insegni ad essere leader, però se tu vai a fare la lettura della partita negli ultimi 20 minuti, quando sono entrati i senatori, la prestazione paradossalmente la prestazione della squadra si è sensibilmente ridimensionata, come spinta agonistica, come capacità di lottare. Questi sono numeri, non sono opinioni. Quindi la gestione dello spogliatoio resta il lavoro più difficile da fargli ogni giorno, d'altronde. Sì, secondo me sì. Secondo me questo è l'elemento, è il merito che va dato sicuramente a Grassadonia. Devo dire che, perché magari spesso ce ne dimentichiamo di dirlo, non di saperlo, che comunque ha avuto la fortuna di avere accanto a sé due monumenti del calcio pescarese, uno è Ugo Campagnaro e l'altro è Sansovini. Questo sicuramente è ovvio che questo discorso che tu stai facendo non esclude le novità che ci sono state a livello tattico, quindi le nuove idee, Tu mi hai fatto la domanda sulla gestione dello spogliatoio con due personalità di questo livello, sicuramente no. È più difficile. Grassadonia ha avuto ottimi collaboratori. Totò, sei d'accordo? Ma sono d'accordo, io ritengo che la problema sia gruppo compatto, sia le nuove idee di Grassadonia stanno facendo la differenza. Esattamente, nel senso che il problema dello spogliatoio, che sicuramente c'era, lui l'ha preso di petto e l'ha risolto, a mio avviso, perché insomma alla fine, se andiamo a vedere le scelte, Valdifiori, Memusciai e via dicendo, cioè ma quanto tempo fa da Rondè, una volta in un intervento, che cosa ti dissi io? Che il Pescara doveva cedere chi? Ti ricordi? Secondo me lo so, ma di fatto questo, a parte che se me ne dai altro, perché questo io credo che sia
L'errore fondamentale del presidente Sebastiani, che doveva mandare a casa tutti i senatori, da Mimosciai a Galano, tutto il resto, se voleva fare una squadra di giovani, improntarla su una squadra di giovani, perché sono coloro che corrono in mezzo al campo. Ma guarda, praticamente questa era anche l'idea di Massimo Oddo quando ha accettato di tornare a Pescara, quello di ripartire da zero. Vabbè, non è andata male, ok. Però tornando adesso al momento, voglio dire, secondo me il problema della gestione lui l'ha risolto, cioè, credo che sia stata la prima cosa che ha saputo risolvere col suo atteggiamento, col suo modo di fare, col suo grandissimo lavoro, sicuramente uno che tiene sul pezzo tutti. E poi le scelte, non abbiamo visto, io credo almeno, non ho visto scelte legate all'anziano, a quello che ha diritto del posto in squadra. Quindi anche rilanciare, cioè provare a rimetterli dentro anche a partite in corso, come è capitato con Mushai nell'ultima partita, ha dato questo indirizzo. No, io invece quello che penso assolutamente, ovviamente non faccio allenatore, lo dico da giornalista, è quello di non fare soltanto la battaglia, la guerra, perché quella va bene, l'abbiamo visto, ci sta bene, e la squadra è compatta e via, bisogna trovare delle soluzioni di gioco diverse. A me, per esempio, il fatto che uno dei momenti migliori dell'ultima partita è stata quella finale in 10 contro 11, in cui per forza di cose ho dovuto giocare con la difesa a 4, quindi con due esterni che spingevano, eccetera. La squadra in 10 contro 11 ha fatto la sua figura uguale, cioè ha fatto la sua partita, per cui credo che soluzioni meglio diverse. Esatto, forse meglio. Quindi, secondo me, il problema è questo. Per esempio, un altro problema, si parla tanto di Odegaard, di questo ragazzo che prima è stato massacrato anche dalla critica. A mio avviso è un giocatore, tra l'altro, quello che mi ha fatto, a me, che ho visto io, è che lui si trova molto meglio a suo agio giocando da prima punta, da sola punta, perché anche la partita, quella vinta in trasferta, lui ha fatto due gol nell'ultimo, un annullato regolare, nel momento in cui non c'era più Giannetti accanto a lui, insomma. Quindi questo può essere un segnale pure quello. E sicuramente la sorpresa più bella è proprio lui, proprio Odegaard, che sta giocando all'altissimo. Sì, secondo me questa... Sì, io questo è quello che ritengo, almeno sul piano tecnico, che si possa fare qualcosa. La linea di De Leonardis questa sera non funziona perfettamente, però abbiamo capito il senso della sua riflessione. Andrea? Sì, sempre per Donato, io tempo fa feci una domanda a lui su Macine, ma allora si parlava, si vociferava di un suo ritorno e ricordo, Donato, fosti molto, molto critico. Ora lui è tornato, ma si è parlato di lui più per cose accadute fuori dal campo, con anche provvedimenti disciplinari, che per delle cose che ha fatto in campo. Lo vedi in questo momento pronto a prendere per mano la squadra da un punto di vista tecnico? Perché è chiaro che molto dei destini del Pescara va a passare per la vena creativa di Macin, ma è pronto secondo te? Io lo conosco molto bene, è un ragazzo molto labile psicologicamente, nel senso che se questo non gioca va di matto, quindi è successo da tutte le parti, vi posso garantire che non è semplice gestirlo da questo punto di vista. Lui crede di essere un giocatore forte, come effettivamente lo è, nessuno lo mette in dubbio, però soffre la concorrenza, soffre il fatto di essere messo sempre in discussione, e quindi questa cosa qua è un lato negativo del suo carattere, e fa vivere anche coloro che gli stanno male, coloro che gli stanno attorno. Non vi dico cosa mi è costato gestire Macinna a Pescara quando non giocava, quando partiva dalla panchina o altre cose. Quindi se si cala, se Macinna è Macinna, è un giocatore che con la categoria non appartiene, però se poi si fa conturbare dai suoi pensieri diventa difficoltoso per il Pescara. Donato, allora, prima di lasciarci ti chiediamo semplicemente: perché il Pescara può farcela e perché no eventualmente? Io dico un'altra cosa: ce la deve fare, lo deve fare per tutto l'Abruzzo, per tutto il movimento calcistico della nostra regione. Ce la deve fare e
tutti devono remare verso una unica direzione. Non voglio pensare che il Pescara retrocede, sarebbe una botta per tutto il movimento, per tutti quanti, troppo brutta. Quindi eliminiamo che non ce la fa, diciamo che ce la fa soltanto. Sì, ma perché ce la può fare? Almeno dici questo, perché ce la può fare? Ce la può fare perché secondo me agli uomini, alle capacità, alla struttura per potersi salvare. E dentro la squadra c'è, ha anche le risorse tecniche per poterlo fare. Se vediamo ciò che è in giro e ciò che hanno fatto i giocatori in passato del Pescara. Però dobbiamo ricordarci che attualmente è un altro campionato, non è un campionato dove anche il minimo dettaglio è importante. Quindi credo che si abbia tutte le carte. In questo momento bisogna unirsi, tutta la città, tutta la anche la stampa, io dico. Nessuno escluso, per cercare di salvare un capitale importante che è la serie. Paolo De Caro, sei un po' troppo severo, Donato Di Campli, su Machine? No, io è un giocatore che ha grande personalità e come tutti i giocatori tecnici di grandi personalità chiaramente soffrono, mordono il freno quando sono messi ai margini, però insomma l'abile mentalmente mi sembra andare al di là del giudizio. Va bene, possiamo chiudere qui, ringraziamo Donato Di Campli. Grazie. Andiamo in studio. Torniamo in studio tra qualche istante, tra poco. Se cerchi qualità, assortimento e il miglior prezzo, Notti d'Oro a Montesilvano. Oltre 1000 metri quadri di esposizione di materassi e biancheria per la casa. Esclusivista Blue Marine, Borbonese, Luigiò, Bellora, Bossi, Fazzini, Somma, Piumini Down and Step, Materassi Tempur, Dorelan, Simmons, Mistral, Pirelli, Permaflex e Letti Bontempi. Notti d'Oro, vieni a trovarci a Montesilvano in Corso Umberto 271, telefono 085 44 58 973. Notti d'Oro, materassi e biancheria per sognare. DZ Insurance Sport. Oltre 25 anni di esperienza nelle coperture assicurative nel mondo dello sport. Prodotti altamente mirati per atleti professionisti. Un team specializzato per ogni disciplina sportiva o di qualsiasi altro settore a livello internazionale. Questa è la DZ Insurance Sport. Zampa corta assicura lo sport. Salve, sono Emilio De Florentis. L'impresa funebre della nostra famiglia nasce nel lontano 1945 in una piccola bottega artigiana nel cuore di Pescara Vecchia, dall'intuizione di mio nonno Emilio e del padre Emilio. Da quel momento, da 72 anni, la tradizione continua e dal 1995 io e mio padre Alfredo abbiamo aperto la nostra impresa che a Pescara ha sede in via Spaventa, nella zona dello Stadio Adriatico. Emidio e Alfredo De Florentis, 085 66 021. Dal 1970 Time Rivestimenti è un'azienda sempre all'avanguardia nel settore delle ristrutturazioni generali, interni ed esterni in tutta Italia. Realizziamo per privati ed aziende lavori di rifinitura di ogni genere, ristrutturazioni chiavi in mano, attività commerciali, impianti sportivi, impianti idrici ed elettrici, arredamento su misura, controsoffitti e cartongesso, isolamenti termici ed acustici, strutture esterne, pergotende e tetti in legno, arredo urbano in genere. Su tutti i social trovi sempre online le nostre novità. Contattaci su timerivestimenti.it.
Ti piace l'eleganza, ma non vuoi rinunciare alla comodità? Sei un tipo originale e cerchi un'auto da personalizzare? La concessionaria Fiat Danelli è quella che fa per te. Una ricca esposizione di modelli che spaziano dalla 500, 500X, Panda, Tipo ed il ritorno del mito, la nuova 124 Spider. E poi Lancia, Abarth e veicoli commerciali. Inoltre, la concessionaria Fiat Danelli vanta un'efficiente officina dotata di ricambi originali. La concessionaria Fiat Danelli ti aspetta in via Bovio 137 a Pescara, con ingresso in via Raffaello 30, aperti anche il sabato, mattino e pomeriggio. Per la seconda fase di replay abbiamo salutato l'agente FIFA Donato Di Campli, ora è entrato in piattaforma e lo ringraziamo, il direttore sportivo Fabio Lupo. Buonasera Lupo, grazie per aver accettato il nostro invito. Come stai Fabio? Bene, bene, buonasera a voi, grazie a voi per l'invito, sempre un piacere. Grazie Fabio, allora sono con noi, lo ricordo ancora, Totò De Leonardis, Paolo De Carlis, Riccardo Clinco, Andrea Costantini. Fabio, a 11 giornate dal termine del campionato di Serie B, per il discorso salvezza, perché ovviamente l'alta classifica purtroppo la possiamo soltanto seguire da lontano, per la bassa classifica, quali vedi le squadre, oltre ovviamente Entella, Pescara, Ascoli, impelagate e con quale condizione? Parlo di Cosenza, Reggiana e Cremonese. Beh, onestamente quella più in salute sembra la Cremonese, adesso anche la Reggiana ha fatto buoni risultati, anche se ultimamente è in difficoltà, però la Serie B lo sappiamo, è un campionato pericolosissimo, insidiosissimo, anche chi in questo momento qui sembra fuori dalla zona rischio, poi ci può finire dentro. Non dimentichiamo quello che è accaduto l'anno scorso. Che è stato risucchiato nelle ultime settimane. Esatto, quindi basta veramente pochissimo, è una banalità quella che diciamo spesso, no? Che bastano due partite sì per tirarsi fuori, due partite no per finire dentro, ma purtroppo come spesso accade le banalità non sono altro che verità ripetute magari un pochino troppo spesso, però il rischio c'è per tutti, come per il Pescara e le altre che sono in fondo c'è ancora la possibilità concreta di potersi tirare fuori, certo infilando qualche risultato positivo, però direi che fino alla Regina ancora secondo me stanno tutte dentro. Senti, non per parlare del prossimo avversario del Pescara, ma proprio il Pordenone, dopo la cessione di Dio, è in fase calante. Potrebbe essere un'altra squadra risucchiata in queste sabbie mobili della classifica? Come posizione di classifica anche al limite, però io l'ho vista proprio contro il Monza nell'ultima partita di campionato, è una squadra che è viva, è comunque una squadra che ha una sua identità tecnico-tattica ormai da tanti anni, uno spirito di gruppo, io credo che questi siano valori che alla fine in qualche maniera pagano. Poi, come abbiamo detto prima, basta qualche risultato insidioso per metterti in difficoltà, ipotizzandone qualcuno magari fin dal prossimo turno. Però mi sembra che sia una squadra solida da un punto di vista morale, Pordenone, e quindi è un po' una caratteristica a questa squadra da qualche anno, con un allenatore ormai che l'allena da vari anni, un gruppo storico. Il rischio di coinvolgendo il Pordenone, secondo me, è minore, ma non necessariamente, sicuramente non inesistente.
Fabio, tu che vivi a Pescara conosci ovviamente il modo di lavorare di, in questa piazza, di giudicare il calcio. Grassadonia è un tecnico che ora sta facendo molto per tenere a galla la squadra, per coltivare ancora speranze. Sistemata la difesa, almeno così sembra, nelle ultime settimane c'è ancora una carenza offensiva, vuoi per l'assenza di Seter, vuoi per le condizioni non eccellenti di Giannetti, vuoi anche perché questo giovane Odegaard sta riuscendo bene nelle ultime partite, però c'è questa idiosincrasia al gol. È lì che deve ancora lavorare Grassadonia, secondo te, Fabio? Io complessivamente credo che, come ho detto tante volte, più che una questione di singolo reparto, io credo che sia una questione di atteggiamento che il Pescara in qualche maniera deve provare a modificare. Per quanto mi riguarda, per come posso vedere la partita io in video, quindi con le sensazioni sicuramente attenuate da quel tipo di valutazione, però affrontare una partita come è stata affrontata quella nell'ultimo turno, aspettando un pochettino troppo l'avversario, certo non mette solo in difficoltà questa squadra, che ha già dimostrato anche con altri allenatori che subire la partita non è sicuramente uno schema, uno sviluppo di partita che lo premia, perché comunque qualche errore in fase difensiva c'è sempre. È una squadra che non, se non sbaglio, la 14ª volta che prende gol nei primi 10 minuti. Ecco, io più che un aspetto tecnico-tattico legato al singolo reparto. Che significa questo? Avere sempre un approccio sbagliato? Sì, un approccio un pochettino più intraprendente, cercare anche di far capire soprattutto quando si gioca in casa, anche se non c'è il pubblico, che però siamo, diciamo, come squadra, no? Scendiamo in campo per giocarci qualcosa di importante, l'avversario lo deve percepire. Invece negli approcci, questo mi riferisco in generale, negli approcci del Pescara in questo campionato c'è sempre stato un approccio timido alle partite e, ripeto, spesso infatti ha portato a subire il gol qui per 13, 14, se non 15 volte nei primi 10-15 minuti. Ecco, bisogna modificare qualcosa nell'atteggiamento e probabilmente anche gli attaccanti si gioverebbero maggiormente di un atteggiamento un pochettino più propositivo, un pizzico più spavaldo, che poi non significa perdere equilibrio o mancare di razionalità, ma semplicemente modificare qualcosa, perché poi davanti la squadra ha delle soluzioni sia a livello individuale, perché Odegaard si dimostra di essere un buon giocatore, sarà recuperato, Giannetti migliorare la sua condizione, ma poi ci sono tante soluzioni anche in tre quarti, perché Tabanelli, Macin, Galano, Maestro sono giocatori che hanno qualcosa negli ultimi 30 metri. Farli giocare in attesa che qualcosa succeda, e poi questo qualcosa succede sempre quando poi tu devi recuperare, quindi la partita si mette in una maniera differente. Quindi una cosa è aggredire la squadra su uno 0-0 e un'altra cosa è andare a aggredire quando l'altra squadra avversaria è già forte di un risultato magari portato sull'1 o sul 2-0. Qualcosa va modificato in quel senso lì, ma questo non lo dico a Grassone, l'ho detto sempre, ed è una cosa che che ha caratterizzato le prestazioni del Pescara in questo campionato. Lo chiedo un po' a tutti, riparto anche da Totò De Leonardis, Paolo De Carolis, Riccardo Clinco. Il Pescara che in casa ha vinto soltanto 2 volte, fuori casa 3 successi, quindi sicuramente meglio il rendimento in trasferta. C'è un motivo tattico, un motivo psicologico, c'è dell'altro? Riparto da te, Riccardo. Ma guarda, quest'anno senza pubblico giocare in casa, giocare fuori, credo che sia abbastanza simile, perché tu sai che l'importanza del pubblico, soprattutto su certi campi e soprattutto al sud, fanno veramente 12 uomini in campo. Questo manca. Guarda, io non credo che sia proprio una questione di gioco in casa, gioco fuori, ma credo sia proprio una questione di mentalità. Sposo appieno quello che ha detto il direttore, perché secondo me ha fatto veramente una disamina perfetta di quella che è la situazione di Pescara. Ti voglio dire, andiamo a fare. Certo. Però quello che ti voglio dire è che secondo me nel Pescara quest'anno manca un giocatore che ha delle caratteristiche dell'ultimo passaggio, perché come tu vedi Busellato è un buon, diciamo, incontrista, come De Sena. Quello che dovrebbe fare l'ultimo passaggio è Machine, perché i due quinti abbiamo visto che purtroppo per loro corrono molto, ma molte volte non riescono a incidere in attacco.
Probabilmente manca nel Pescara l'uomo che ti detto l'ultimo passaggio, perché sia gli attaccanti sono sempre in attesa del passaggio finale. Ecco, manca questa caratteristica per farti capire come poteva avere insomma, un po' di qualità, mi sembra di capire. Sì, quel giocatore di qualità che riesce a negli ultimi 35-30 metri a metterti la palla per dare la possibilità ai vari attaccanti di segnare. Questo probabilmente è il giocatore che probabilmente poteva fare Riccardi, da come ha detto prima Donato Di Campli, poteva essere proprio quel giocatore che serviva con estro, con qualità, nel dare l'ultimo passaggio. Però devo dirti che io credo che mi fido veramente del lavoro del mister, perché ho visto una squadra diversa, ho visto una squadra veramente unita, e se troviamo appunto queste soluzioni sono ben fiducioso. Ti dico l'ultima cosa che volevo dire prima, per quanto riguarda lo spogliatoio, io credo che questi signori stanno vedendo un Sebastiani diverso, un Sebastiani arrabbiato, e credo che non tanto adesso nello spogliatoio qualcuno si permetta di dire qualcosa. Ho questa sensazione che stanno vedendo la faccia della società, uso un termine poco elegante ma molto efficace, incazzata, e non vorrei essere nei panni di quei giocatori che cercano di mettere come al solito quella zizzanietta che credo che nello spogliatoio della nostra squadra non ci sia più. Paolo De Carolis, invece, che chiave di lettura può dare su questo argomento? Intanto, dopo aver ascoltato Fabio Lupo, c'è solo da convenire. Ritengo che poi mi consentirai di fargli una domanda, perché prego, ce l'ho. Sì, sì. No, dopo ce l'ho in canna questa domanda, gliela devo fare. Credo che ad oggi, nella gestione Grassadonia, cancello quelle precedenti, l'ho detto, lo ripeto, manchi qualcosa sotto l'aspetto delle soluzioni offensive. Le troverà, perché pure io sono un estimatore di Odgaard, ritengo che questo abbia delle qualità non ancora espresse completamente. E quindi puntarci, recuperando magari anche il buon Seter, che ho visto comunque in qualche modo correre bene, questo è già di per sé un aspetto confortante che sicuramente in questo scampolo di campionato può essere anche, se vogliamo, la carta vincente. Per il resto la sistemazione scelta da Grassadonia, insomma, credo che trovi d'accordo tutti. Posso fare una domanda a Fabio? Facciamo prima fare la riflessione a Totò e poi va con la domanda tua a Fabio e poi lo lasciamo. Scusa, pensavo fossi intervenuto, Totò, scusa. Totò. È italiano. No, vabbè, era Paolo che mi ha... Scusami, scusa, pensavi stavi parlando... Scusami. No, io appunto per ribadire che insomma il discorso di Fabio Lupo è chiarissimo e sono d'accordo con lui. Il problema è quello che insomma sto ripetendo già diverse settimane, è quello dell'atteggiamento. Dirà, sicuramente questo modulo con i tre difensori centrali, tra l'altro con giocatori anche abbastanza stagionati, a parte Ruth, credo che sia come ti condiziona, nel senso di iniziare con una certa prudenza. L'esempio opposto, che devo dirlo, per la partita vinta a Cittadella, non a casa, a mio avviso, il secondo tempo, la squadra che ha giocato con questa difesa più alta, e con Scogliamiglio che fa il passaggio decisivo dalla tre quarti, insomma. Il problema è questo, è sempre dell'interpretazione del modulo. Per quello dico che studiare anche soluzioni diverse ci può stare, perché per dare a questa squadra maggiore consapevolezza di quello che può fare. Cioè, questo timore iniziale l'abbiamo notato anche noi, Fabio, appunto, per proprio questo, che quando l'inizio, l'approccio delle gare del Pescara è sempre prudente, ma non per scelta, proprio per, non so, secondo me anche per un pizzico di paura, per la capacità di non darsi, prendersi questa responsabilità. Quindi dovrebbe essere appunto giocare, proprio perché in questo momento assolutamente
ti serve avere una squadra più propositiva, altrimenti non andiamo da nessuna parte. Allora, è lì che bisogna battere. Andrea, una curiosità con sì. Lupo e poi la domanda di Paolo De Carlo, se sì. Lasciamo il direttore. Perché è chiaro che il direttore ha aperto uno spaccato davvero interessante sulle problematiche del Pescara, perché proprio in riferimento a alcune statistiche, il Pescara ha chiuso il primo tempo in vantaggio solo in due occasioni, Pescara-Cittadella 3-0, poi diventato 3-1, gara d'andata, e Ascoli-Pescara 0-2, che è stato anche poi il risultato finale della partita. Per il resto poi il Pescara ha collezionato tanti pareggi, ma soprattutto alla fine del primo tempo spesso è stato sotto, 13 volte il Pescara ha finito il primo tempo in svantaggio. Peraltro con Grassadonia rileviamo che contro il Lecce ha strappato un punto in zona Cesarini e a Cittadella in zona Cesarini ha strappato l'ultima vittoria. Però il dato evidente è che questa squadra fa fatica nei primi tempi, solo due volte li ha chiusi in vantaggio, ma la maggior parte delle volte il Pescara ha chiuso in svantaggio il primo tempo. Lupo, come commenta questi numeri? Sì, sì, no, ma erano numeri che in qualche maniera conferma, sì. Conoscevo già, ma tra l'altro, come ho già detto, adesso qualche tempo, due o tre partite fa, l'avevo fatto questo conteggio. Proprio nei primo quarto d'ora la squadra prende gol, nei primi 15 minuti, l'ha fatto per almeno 15 volte. E capite bene che a questo punto, poi, con una situazione psicologica qual è? Il divario psicologico fra le due squadre, cioè fra chi gioca contro il Pescara stesso, si amplia ancora di più. Perché se io entro in campo sapendo che potrei rischiare di perdere, dopo 10-15 minuti sono già in svantaggio di 1-0, va contro di me, mi appesantisce da un punto di vista psicologico e alleggerisce e stimola il mio avversario. Ecco perché, e ripeto, non sto facendo una critica al Grassadonia, ci mancherebbe, che ha bisogno non tanto di tutto il nostro appoggio, anche l'appoggio del pubblico, di tutti quanti, per tirar fuori il Pescara quest'anno, quindi non è una critica al Grassadonia, ci mancherebbe. Ecco, è quasi un invito a mutare un pochettino questo atteggiamento, perché non sta portando da nessuna parte. E poi accade che quando il Pescara in qualche modo è costretto a fare la partita, in qualche modo il gol lo fa, lo tira fuori. Allora proviamolo a fare fin dall'inizio, e invertendo magari una tendenza negativa che ha caratterizzato questo campionato. Poi mi permetto di dire, insomma, sulle varie osservazioni che avete fatto voi, io non credo che a Pescara manchi un giocatore di qualità nel tre quarti dell'ultimo passaggio, perché secondo me Macin, Galano, Maestro, lo stesso Tabanelli, che è più un giocatore di inserimento e più un incursore magari che un giocatore dell'ultimo passaggio, ma non manca secondo me quel tipo di giocatore. Il problema è che se questi giocatori li facciamo giocare a 50-60 metri da porta, non è più un ultimo passaggio, ma è un passaggio intermedio, non è un passaggio più decisivo. Facciamoli giocare invece un pochettino più a ridosso, un po' quello che era stato il Pescara di Zauri l'anno scorso, nel giorno di andata, quando con Galano e Maestro creava sempre, Galano e Macino, creava sempre occasioni da gol, creava sempre qualcosa, perché l'atteggiamento complessivo, certo, il clima di fiducia era diverso, però ecco, quello può essere uno spunto che chiaramente poi va adattato alla realtà psicologica e tattica del momento. Ecco, direttore, a tal proposito abbiamo fatto una rapida verifica: il Pescara 9 volte ha preso gol nel primo quarto d'ora. In realtà in una di queste circostanze c'è un gol segnato al 16esimo, ma il discorso non cambia: 8-9 volte il Pescara ha preso gol nel primo quarto d'ora. Un altro numero, un altro dato che vorrei come Tasselupo: il Pescara è l'unica squadra di Serie B che non è andata in gol con i giocatori subentrati. Può avere un significato questo o no, Fabio? Bah, questo è un dato statistico curioso che può far riflettere. È anche evidente che il subentrato, se entra in un momento in cui la squadra psicologicamente, atleticamente è giù, fa fatica a dare il proprio contributo. Il singolo giocatore ha sempre bisogno comunque del sostegno della squadra. Quindi, però anche questo è un dato su cui non ci sono giocatori che spaccano la partita. Ci sono. Sì, ci sono i giocatori che spaccano la partita, ma sono i giocatori anche che comunque hanno bisogno del sostegno della squadra. È tutto l'atteggiamento, secondo me, che deve essere modificato, sia giocando sia a partita in corso, per poter permettere anche poi al giocatore che subentra di dare la svolta. Il giocatore da solo difficilmente può dare la svolta rispetto ad una squadra che non ha più motivazioni o che non ha più, diciamo, cartucce da sparare. Paolo De Carolis, la tua domanda.
Allora, la mia domanda ha una premessa fondamentale. Intanto, insomma, lo sa benissimo perché non mi ritengo un amico di Lupo, sono un suo estimatore, quindi, ma è un'altra cosa. Ma la storia di Lupo parla da sé, cioè quello che ha fatto, tanto per non andare indietro, ma più recente passato, ci dice che lui e Ortoli hanno fatto un vero e proprio miracolo a Venezia, e tra l'altro anche in termini di... Ecco, abbiamo la linea che si interrompe. ...gestione economica, sì. sono stati capaci di allestire una formazione. L'anno scorso in Venezia ha giocato sicuramente il miglior calcio, insomma, la storia la sappiamo. E quindi io dico, due pescaresi così capaci per me meriterebbero di stare nel Pescara, per me che sono fazioso. Però non è questa la domanda, la domanda è la seguente: lui non si può trincerare dietro, non ci sto, vedremo. Finisce il campionato, il Pescara si salva, vengono chiamati Lupo, facciamo un po' di fantacalcio, no? Lupo e Armando Ortoli. Le prime scelte, le prime cose che fareste? Non ti puoi nascondere, no, quando vedremo se questo no. Cioè, la domanda è chiara: tu e Ortoli nella stanza dei bottoni del Pescara, la prima Pescara salvo, la prima cosa? Le prime come indirizzo politico, vabbè, ecco. Vabbè, ti rispondo apparentemente in modo generico, ma in realtà è una risposta abbastanza specifica. Io con Armando, insomma, faremmo dovunque andremmo, quindi anche a Pescara, quello che sostanzialmente abbiamo fatto a Venezia, cioè dopo una stagione difficoltosa, dopo una stagione devastante sotto l'aspetto dei numeri, della classifica, così cercherei di ripartire da zero. Cioè cercherei di portare più novità possibile, più freschezza possibile in tutto l'ambiente. A Venezia a noi accadde questo, perché il Venezia veniva da una retrocessione devastante, un po' tipo quella che era successa l'anno scorso a Pescara, cioè che Pescara poi si è salvata ai play-out, sì, ma sì. Il Venezia due anni fa veniva da una retrocessione, poi se vi ricordate bene, con questi play-off che non si sapeva, play-out che non si sapeva se si dovevano giocare o non si dovevano giocare. Quando io arrivai a Venezia trovai un ambiente devastato da questa retrocessione. Quindi decidemmo di azzerare tutto e ripartire, a portare gente che avesse stimoli, che avesse freschezza, che fosse libera da ogni rapporto col passato, ma non perché, tanto per dire, capitan Domizzi, che è stato un giocatore straordinario in Serie A e Serie B, non perché la colpa della retrocessione fosse di Domizzi o meno, o di Schiavone o di Bentivoglio, giocatori straordinari che hanno fatto la storia di quel club lì, ma perché erano persone che ormai erano giocatori che erano intossicati dalle stagioni precedenti. E allora io ho parlato con loro, li ho chiamati, ho detto: ragazzi, io non vi rinnovo il contratto, e chi ce l'ha lo diamo via, perché siete intossicati. I giocatori capirono, e qualcuno mi ha anche ringraziato anche pubblicamente per questo fatto. Ecco, cercherei di portare aria fresca, perché bisogna in qualche maniera chiudere con un cerchio e ripartire con un nuovo ciclo. Perché farebbe bene sia alla società sia allo stesso giocatore, no? Come? Farebbe bene sia alla società, sì, sia al giocatore. Sì, sì, io mi è capitato anche a me da giocatore, sono retrocesso, per fortuna non mi è capitato tante volte di retrocedere, quindi mi è capitato una volta sola, ecco. Si sentiva l'esigenza, ognuno, oddio, non vedo l'ora di andare via, non vedo, ognuno diceva così, che in realtà poi è la verità. E allora bisogna avere il coraggio, ma questo ripeto, a Pescara, al Milan, alla Roma, al Bologna, allo Spezia e al Potenza e alla Paganese, dovunque c'è la possibilità bisogna avere la capacità di ripartire, tirare una riga e ripartire. Ecco, questo è quello che abbiamo fatto a Venezia ed è una ricetta che spesso funziona. Fabio, grazie per il contributo. Non ho nient'altro da aggiungere, grazie. Beh, no, ha fatto capire proprio bene cosa si dovrebbe fare in prospettiva. Il ringraziamento da parte di... Volevo dire... Sì, Riccardo. Volevo dire una cosa, direttore. Direttore, sì. Per essere più chiaro su quello che hai detto prima,
Machin e Galano sono giocatori che tendenzialmente quando prendono la palla tirano in porta. Io ti intendevo dire che nel Pescara di adesso, per come gioca, sembra più un giocatore come giocava Snyder, colui che prende la palla e la smista, perché col 3-5-2 davanti arrivano pochi palloni perché nessuno gli dà la palla. Questo intendevo dire, mi sono permesso, nella stima che ho nei tuoi confronti. Grazie a Fabio Lupo, è stato come sempre utilissimo, bello da sentire. Direttore, grazie. Grazie da Paolo De Carlo, istituto De Leonardis, Riccardo Clink, da noi di TV6. Fabio, in bocca al lupo per il proseguo della tua carriera. Grazie. Grazie a Fabio Lupo, andiamo in pubblicità e poi torneremo in studio. A tra poco. Se cerchi qualità, assortimento e il miglior prezzo, Notti d'Oro a Montesilvano. Oltre 1000 metri quadri di esposizione di materassi e biancheria per la casa. Esclusivista Blue Marine, Borbonese, Luigio, Bellora, Bossi, Fazzini, Somma, Piumini Down and Step, Materassi Tempur, Dorelan, Simmons, Mistral, Pirelli, Permaflex e Letti Bontempi. Notti d'Oro, vieni a trovarci a Montesilvano in Corso Umberto 271, telefono 085 44 58 973. Notti d'Oro, materassi e biancheria per sognare. DZ Insurance Sport. Oltre 25 anni di esperienza nelle coperture assicurative nel mondo dello sport. Prodotti altamente mirati per atleti professionisti. Un team specializzato per ogni disciplina sportiva o di qualsiasi altro settore a livello internazionale. Questa è la DZ Insurance Sport. Zampa corta assicura lo sport. Dal 1970 Time Rivestimenti è un'azienda sempre all'avanguardia nel settore delle ristrutturazioni generali, interni ed esterni in tutta Italia. Realizziamo per privati ed aziende lavori di rifinitura di ogni genere, ristrutturazioni chiavi in mano, attività commerciali, impianti sportivi, impianti idrici ed elettrici, arredamento su misura, controsoffitti e cartongesso, isolamenti termici ed acustici, strutture esterne, pergotende e tetti in legno, arredo urbano in genere. Su tutti i social trovi sempre online le nostre novità. Contattaci su timerivestimenti.it. Salve, sono Emilio De Florentis. L'impresa funebre della nostra famiglia nasce nel lontano 1945 in una piccola bottega artigiana nel cuore di Pescara Vecchia, dall'intuizione di mio nonno Emilio e del padre Emilio. Da quel momento, da 72 anni, la tradizione continua e dal 1995 io e mio padre Alfredo abbiamo aperto la nostra impresa, che a Pescara ha sede in via Spaventa, nella zona dello Stadio Adriatico. Emidio e Alfredo De Florentis, 085 66 021. Ti piace l'eleganza, ma non vuoi rinunciare alla comodità? Sei un tipo originale e cerchi un'auto da personalizzare? La concessionaria Fiat Danelli è quella che fa per te. Una ricca esposizione di modelli che spaziano dalla 500, 500X, Panda, Tipo ed il ritorno del mito, la nuova 124 Spider. E poi Lancia, Abarth e veicoli commerciali. Inoltre, la concessionaria Fiat Danelli vanta un'efficiente officina dotata di ricambi originali. La concessionaria Fiat Danelli ti aspetta in via Bovio 137 a Pescara, con ingresso in via Raffaello 30, aperti anche il sabato, mattino e pomeriggio. Relax, don't do it when you want.
Entriamo nell'ultima fase di replay, qualche news sul Pordenone, Andrea Costantini? Sì. Beh, intanto a Pordenone la situazione non è particolarmente rosea, anche in terra friulana si è molto discusso sugli ultimi arbitraggi in Pordenone Cittadella 0-1, ma soprattutto la gara che è stata persa a Monza nell'ultima giornata di campionato ha fatto molto discutere la mancata concessione di un calcio di rigore per un fallo di mano di Bellucci in area di rigore quando il Monza era avanti solo 1-0. Dopo pochi minuti c'è stato il calcio di rigore per il Monza che ha di fatto chiuso la partita e quindi questo ha generato un grosso malcontento in casa Pordenone. Quindi sono due squadre ferite dall'ultima giornata, ferite anche dalle direzioni arbitrali. Situazione infortunati, molto difficile il recupero del centrocampista Calò, ex Juve-Stabia, un po' il faro del Pordenone, difficile il recupero anche di Butic e di Falasco, potrebbe rientrare il centravanti Musiolik. Ricordiamo Pordenone che dopo la cessione di Dio ha avuto un forte contraccolpo sulla sua fase offensiva. A te Enrico. Ecco, invece per quanto riguarda il Pescara, in settimana si dovranno valutare le condizioni soprattutto di Bocchetti, vista la squadra. Assolutamente, di assolutamente da valutare Bocchetti che ha un posto sostanzialmente assicurato in caso di buon lavoro in questa settimana, poi andranno anche valutate le condizioni di Balzano e Tabanelli, sono tutti giocatori che hanno saltato l'ultima gara di campionato per infortunio. Per il resto non dovrebbero esserci grosse novità, comunque è troppo presto perché valuteremo in settimana. Oggi era anche la festa della donna, quindi si può parlare, si deve parlare di calcio femminile perché è arrivato anche un bel risultato da parte della società Delfino Pescara, presieduta da Andrea Cicconi che è in collegamento con noi. Buonasera Andrea, ben ritrovato, come stai? Buonasera Enrico, buonasera a tutti gli ospiti. Sicuramente meglio stai oggi, eh? Oggi stai meglio perché ti hanno dato una grande soddisfazione ieri con questa vittoria sul Palermo per 3-2 dopo aver vissuto settimane difficili su tutti gli aspetti. Sì, quando si suol dire che bastone e carota premia sempre, no? Perché ci è voluta una strigliata non di poco conto martedì pomeriggio dopo la sconfitta di Terni. E come ho detto ad alcuni giornali ieri che mi hanno chiesto, ho sempre ritenuto che le scuse sono dei perdenti e quindi non le ho mai volute avallare, però è innegabile che aver passato un girone di andata senza nove infortuni. Ora non faccio distinzione fra titolari, titolarissime, eccetera, che sembrerebbe antipatico, devono essere tutte titolari, però indubbiamente in una rosa ci sono quelle che prendi apposta ipoteticamente per essere titolari. Ne abbiamo avute di queste nove almeno cinque che non hanno mai giocato, quindi una parziale giustificazione la devo concedere. Ma ti sei arrabbiato in particolare per cosa? Beh, perché ad un certo punto comunque insomma, questa squadra non è inferiore a molte altre con le quali abbiamo ottenuto dei risultati negativi, sia pur ripeto con la giustificazione di diverse assenze. Ritengo che ci può stare che perdi contro le primissime della classe, ma quando poi perdi delle partite come è successo a Terni, con tutto il rispetto della Ternana che si è rinforzata proprio due giorni prima di giocare con noi, ha preso tre giocatrici in prestito dalla Lazio molto forti, tutto quello che vuoi, ma insomma una partita condotta avanti e poi ribaltata in negativo per delle distrazioni, per delle confusioni, non era accettabile. E quindi ad un certo punto ci siamo dovuti guardare in faccia tutti, a cominciare da me, a seguire dirigenza, staff tecnico e calciatrice. Abbiamo avuto un buon confronto, soprattutto ho messo a confronto la squadra con l'allenatore, cosa che fanno sempre, ma insomma, sai, fatta in una maniera un po' più drastica da parte della dirigenza. Se c'era qualche sassolino da togliersi da voi non usate andare in ritiro come si usa
per la squadra no, per una questione ovvia anche di costi e impossibilità, però è stato una specie di ritiro, allenamento tutti i giorni, continueremo anche nelle prossime settimane benché ci sarà la sosta, continueremo con allenamenti tutti i giorni, questo spero ci possa permettere di recuperare al meglio le infortunate. E ripeto, come ho detto alla squadra ieri, se stasera mi sta ascoltando, dirò la stessa cosa: nessuno si deve sentire titolare o non titolare, però è ovvio che delle compagne che rientrano e possono dare una mano, deve essere un aiuto a tutta la squadra e devono essere tutte pronte quando una manca a sostituirla, altrimenti non abbiamo fatto. Senti Andrea, ecco, voi del calcio femminile, come state vivendo invece? Avete delle ripercussioni per i risultati del calcio maschile? Tremate, pensate al futuro o no? Non ci volete pensare? Allora, dal momento che io sono stato costretto, diciamo tra virgolette scherzosamente, dal buon Daniele a fare il presidente, non il direttore della femminile, potrei dire che comunque stiamo cercando di portare avanti un progetto, insomma, con le nostre forze, con tanto mio impegno e sacrificio e anche da parte degli altri e anche della squadra, quindi voglio dire, una prosecuzione sicuramente ci sarà nel tempo. Sì. È ovvio che non posso assolutamente sottovalutare che, insomma, se ci dovesse essere una spiacevole situazione di retrocessione della prima squadra, insomma, si perde un po' d'appeal poi a 360 gradi. Quindi non lo voglio nemmeno pensare, non deve assolutamente accadere. I problemi sono quelli che conosciamo tutti, ma come facciamo sempre, ci dai anche un giudizio su questa salvezza che il Pescara deve conquistare nelle ultime 11 giornate? Quanta fiducia hai? Se hai fiducia, sei guarda, ho fiducia preoccupato? Nel lavoro. Ho fiducia nel lavoro e per quanto mi riguarda sto vedendo dei risultati diversi, non soltanto in termini di punti. Certo è che poi, quando tutte le componenti devono essere giuste, insomma, ogni tassello al proprio posto, basta vedere l'ultima partita con la SPAL, che chiaramente ho visto, seguo tutte le partite in diretta, un po' l'arbitraggio, un po' la sfortuna, un po' una cosa e un'altra, adesso recuperare questi punti non è facile, quindi io sono fiducioso per il lavoro e per come vedo i ragazzi e per come li sento con la voglia di voler dare tutto, eccetera. Quindi questa è la parte di fiducia. Poi certamente il campo dirà il responso finale, perché i punti di distacco non sono pochi e certo, anche le altre non staranno comunque a guardare. Quindi insomma, da preoccupazione. Andrea, tra poco torniamo da te, fammi sentire gli altri amici, Totò De Donarsi, Riccardo Clinco e Paolo De Carlis. Qual è l'aspetto più difficile, lo chiedo un po' a tutti, da risolvere anche in fretta, perché abbiamo parlato di reparto offensivo, ma ovviamente dopo Pordenone inizieranno gli scontri diretti in casa con Ascoli, Entella, Reggiana, e quelle sono partite che si dovranno vincere a tutti i costi. Ecco, il problema più grosso secondo voi qual è? Vorrei partire proprio da Totò De Leonardis, a parte la classifica ovviamente. Totò? Non c'è più? Andiamo da Paolo, da Riccardo. Paolo, eccoci Totò. Sì, ci sono. Totò, ci sentiamo. Andiamo Antonio, da Paolo, hai disattivato il microfono. Hai disattivato il microfono, Antonio. Forse hai riattiva il microfono. Sì, Paolo, rispondi intanto tu mentre riattivi il microfono. Allora, sì, Enrico, tu sai meglio di me, come anche chi ci segue, chi segue te oramai da tanti anni, sa benissimo che il campionato di B ha una coda spesso davvero, davvero velenosa. Io sono convinto che saranno risucchiate altre squadre. Se noi andiamo a vedere la storia del Pescara l'anno scorso, noi siamo stati risucchiati quasi subito dopo l'avvio del girone di ritorno. E succede sempre così, è una costante del campionato cadetto questo.
Quindi ritengo che il Pescara non possa assolutamente perdere gli scontri diretti in casa, questa è una banalità, senza perdere di vista il fatto che qualche squadra, e io tra queste metto proprio il Pordenone, che in questa fase, soprattutto dopo la cessione di Obama, è già un mesetto che la vedo in fase discendente. È vero, come dice Fabio Lupo, che ha un allenatore di categoria d'esperienza, però molto spesso quando ti trovi a gestire situazioni delicate, anche l'allenatore d'esperienza, se non ha un gruppo giusto, adeguato, ma anche tecnicamente affidabile, non può fare miracoli, può fare poco. Riccardo, sì. Poi torniamo da te, Totò, se sei pronto. Riccardo. Va bene, ci sono. Guarda, del microfono. Riccardo, sì, velocemente, però, perché siamo nelle battute finali. Riccardo. Sì, sì, credo che quello che ha detto Paolo sia vero, nel senso che la classifica secondo me ci risolverà qualche sorpresa, perché anche qualche altra squadra verrà risucchiata. L'importante è che noi stiamo compatti e che ci crediamo veramente fino in fondo, ma credo che Drassedonia abbia trasmesso anche con la società un input molto preciso per quanto riguarda la salvezza, insomma, il fatto che adesso abbiamo la consapevolezza di essere in fondo, la squadra ha capito che deve lottare e credo che io veramente sono fiducioso, credo molto nel lavoro, non so chi ha detto prima che crede nel lavoro, sono d'accordo, il lavoro secondo me premierà e trovate le giuste soluzioni, ce la facciamo. Enrico, io ti chiedo solamente una cortesia questa sera, visto che colgo l'occasione che c'è Andrea Cicconi, che è un mio caro amico, e oggi è il compleanno di un nostro amico Maurizio Cotelessa, che è veramente una persona a cui noi vogliamo molto bene, certo, e gli vogliamo augurare veramente tanti auguri di buon compleanno, perché è proprio un'occasione che è capitata così in questo giorno. Andrea, gli facciamo tanti auguri a Maurizio oggi. Beh, io ovviamente è un tuo fraterno amico, ma anche un mio caro amico. Ieri stamattina sono stato a casa sua, io ovviamente. Un abbraccio a Maurizio. Grazie. Da parte di tutti noi. Totò, e poi torniamo da Andrea Cicconi. Totò, allora, l'ostacolo più grosso da superare, qual è secondo te, Totò? Ma guarda, la prima cosa secondo me è quella di non guardare la classifica, perché non deve stare a guardare se c'è qualcuno che si affonda. Pescara deve fare la corsa su se stesso, e questo proprio per avere anche maggiore convinzione. La seconda, appunto, per fare questo, cioè non guardare la classifica, deve avere più coraggio. Avere più coraggio a prescindere dal modulo, cioè se gioca con questo benedetto 3-5-2, la squadra deve essere corta in avanti fin dal primo minuto, altrimenti può anche cambiare modulo, ma deve avere lo stesso atteggiamento, quello di provare a vincere la partita, e questa è l'unica differenza che può fare. La testa deve essere serena in questo modo, ma soprattutto convinzione in quello che si fa. E credo che abbia le forze per fare questo tipo di... Comunque Grassadonia rispetto a Breda ti dà più fiducia, mi sembra di capire. Molto, molto, sicuramente. E Andrea Costantino, sì, sì. Domanda, sì. Per Andrea Cicconi. Sì, saluto Andrea Cicconi, chiedo due cose. Uno, cosa ha pensato quando la squadra si è trovata sotto di due gol col Palermo? E poi alla fine della stagione sarà contento se... Allora, cosa ho pensato? L'ho detto solo ai dirigenti, non so se è il caso di dirlo in diretta. Però tanto non sarà niente di trascendentale, no? Guarda, quando è finita la partita ho detto: se avessimo perso oggi vi avrei detto non mi cercate tutta la settimana, può anche chiamare la Lega, qualsiasi cosa accada, io non mi cercate, al campo verrà mio figlio. E ci rivediamo alla prossima partita, se verrò, e voglio soltanto vedere i risultati, adesso ve la cavate da sola. Poi per fortuna non è andata così, e le immagini del campo hanno visto l'esplosione di gioia e di liberazione che c'è stata. Quindi, questo campionato rispetto ai precedenti, sì. Andrea, sì. cosa ti sta dicendo? È che purtroppo il Covid ha condizionato una cosa più banale del mondo, ma è una realtà
enorme ha condizionato tutto e tutti, c'è possibilità di fare investimenti un pochino più ambiziosi perché poi non puoi mantenere, magari non puoi mantenerli economicamente, i tamponi ogni venerdì siamo controllatissimi naturalmente prima della partita, quindi costi esagerati, è chiaro che ci fanno un altro prezzo con la Lega, ma alla fine quando già ne abbiamo fatti 10 serate vai a, sono migliaia di euro, quindi purtroppo questa è la vera la grande problematica che ha dato questo campionato, però d'altra parte una continua cioè una convinzione che questo calcio femminile non vuole assolutamente mollare un centimetro, si continua, noi giochiamo perché il campionato è nazionale, c'è voglia da parte di tutto l'ambiente e quindi di andare avanti, di proseguire, e basta ascoltare anche in TV la nazionale che è andata agli europei, gli addetti ai lavori, quindi peccato perché sarebbe stato un anno di ulteriore crescita. La Girelli a Sanremo. È un piccolo esempio, quindi ecco perché il progetto assolutamente continua a costo di qualsiasi sacrificio. Poi per rispondere ad Andrea, la seconda domanda, sono contento se da qui alla fine ho tutte le titolari o quasi. Sono contento solo di questo perché poi, certo, non partivamo per vincere il campionato, però eravamo primi dopo 5 giornate e poi è successo quello che è successo. Non a caso 3 sono rientrate ieri, hanno fatto i 3 gol per vincere la partita. Può essere un segnale di ottimismo questo, no? Qualcosa conta, no? Qualcosa ultimi conta. 3 minuti, ultimo giro con i nostri ospiti su Pordenone, può essere una partita svolta perché chiude anche un ciclo di gare con le grandi del campionato, anche se il Pordenone adesso è più giù dei playoff, ma un po' tutte le squadre più forti tranne il Monza sono state affrontate. Totò. Sì, sono d'accordo, credo che appunto Pordenone è, diciamo che in questo momento è abbordabile, anzi potrebbe diventare una rivale, tra l'altro è una squadra che comunque finora il peggio l'ha fatto in casa, è una squadra che ha vinto, che ha perso poco, solo 3 partite in casa, ma ne ha vinte di meno, ne ha vinte 2, quindi insomma la squadra che fa fatica probabilmente più o meno come è successo tante volte al Pescara, giocando, dovendo fare la partita. Questo. E poi in effetti la possibilità poi di giocarsi dei veri e propri spareggi, per cui per quello dicevo che Pescara deve essere dentro forte nella testa in questo momento, di pensare solo a se stesso, a giocarsi tutte le partite allo stesso modo. Sono pienamente d'accordo. Paolo De Carolis? Sì, è condivisibile, il maestro è... Oramai non puoi fare né più, non puoi fare né calcoli né altro, adesso devi vincere gli scontri diretti, li devi vincere e sei anche nella condizione di dover sperare che qualcuno in qualche modo metta un piede in fallo. Questo è quello in cui ti sei venuto a trovare per un'annata ancora più disgraziata di quella dell'anno scorso. Vincere gli scontri diretti, però questo Pescara, diciamolo, ha un organico che gli permette di poter affrontare queste sfide anche con uomini giusti, con uomini di qualità, come dicono quelli che parlano bene, con i valori tecnici adeguati, quindi insomma non è che sia che possa essere che sia un'impresa impossibile, una missione impossibile. Poi Paolo, non so se sei d'accordo, ma in questo momento anche la tranquillità dell'allenatore può fare la differenza. La tranquillità e la lucidità. Io sono onesto, non avevo nessuna fiducia in Grassadonia, ero tra quelli che insomma in qualche modo avevano storto il naso, invece i fatti mi hanno smentito, mi ha smentito lui, perché già dopo la seconda ha dato un'organizzazione, una struttura, una tenuta alla squadra, ha dato soluzioni anche efficaci, soprattutto in fase di, come si dice, dalla cintola in giù. Di questo gli va dato atto e io faccio ammenda di essermi sbagliato, ma non conta niente tutto questo. Riccardo? Ogni partita da adesso in avanti è una finale di Champions, ma credo che la squadra abbia la consapevolezza, l'abbia capito.
devo dire la verità, sono fiducioso. Credo che i ragazzi hanno capito quello che devono fare. Adesso c'è solamente da andare in campo veramente come se ogni partita fosse la finale. Sono tutte finali. Abbiamo due partite difficili, a Monza e a Brescia. Tutte le altre credo che sicuramente abbiamo la potenzialità. Non sono molto d'accordo con te, perché proprio gli scontri diretti, lì ci si gioca la salvezza. È vero, sono quelli che Monza e Brescia sì, hanno una qualità in più. Ma vincere con Ascoli, Entella, Reggiana, con il dovere, la pressione di vincere, forse a livello mentale saranno le più difficili. Però Cosenza. Hai ragione, ma io sono convinto che ce la facciamo, quindi sono fiducioso. Basta. Andrea, tu sei fiducioso per chiudere, Andrea Cicconi, anche sulla salvezza della prima squadra? Sì, l'ho detto, credo nel lavoro e la testa. Devono tenere la testa bassa, non pensare a niente, a niente altro, solo ad allenarsi bene ed essere convinti che sono forti, perché adesso è una squadra forte. A fine stagione anche poi ci risentiremo per fare il consuntivo anche del vostro campionato. Grazie Andrea Cicconi. Andrea Costantini, appuntamento sabato, perché sarà una programmazione un po' diversa. Beh, tra sì, Lignano Sabbiadoro e Catania. Sarà un sabato particolare perché ci sarà il Teramo a Catania per l'anticipo di Serie C alle 12.30 e poi il Pescara alle ore 14 giocherà a Lignano, stadio Teghil, contro il Pordenone. Aggiungiamo che c'è anche la Serie D, giocherà anche il Giulianova. Insomma, sarà un sabato che somiglierà a una domenica, quindi appuntamento con noi con Diretta Stadio alle 13.30 e insomma vi terremo aggiornati per tutto il pomeriggio. Un sabato italiano, quindi. Assolutamente però, sì, un sabato. La domenica sarete a casa perché non c'è nessun appuntamento la domenica. No, si lavora sempre, Paolo, solo tu sei a casa per informare i tifosi di forzapescara.com. Grazie a tutti, grazie a Andrea Cicconi, Riccardo Clinco, Paolo De Carlis, Antonio De Leonardis, abbiamo avuto Fabio Lupo, Donato I Campli, grazie a Andrea Costantini e Maurizio Daguin in regia. Appuntamento a lunedì prossimo, grazie per averci scelto.